È andata così, è andata così. Infatti, la Lazio batte il Napoli 0-1. È andata male. Il Napoli ha giocato forse la peggior partita della sua stagione. Secondo me, non è stata la peggiore perché contro l'Inter il Napoli ha giocato sicuramente peggio di oggi. È andata così, una partita sfortunata. Però il Napoli ha avuto partite in cui ha avuto fortuna. Una partita equilibrata, a mio avviso. Io non credo che la Lazio abbia fatto chissà gli straordinari, certo. Battere Napoli che ha una media di 2 punti e 6 e 7 a partita è comunque un grande risultato, però la Lazio non mi ha fatto nemmeno chissà quanto troppo in più del Napoli. È vero, il Napoli non ha avuto nessuna occasione da gol decente, a parte quella traversa di Osimhen. Pure la Lazio ha colpito una traversa, insomma. Vesino trova il gol della giornata, trova il gol della giornata, un gol che se riprova a fare 200 volte non gli riesce mai più. E niente, e quindi annoveriamo un'altra delle pochissime sconfitte stagionali, se non sbaglio solo tre. Una con Liverpool, una con l'Inter e una con la Lazio, insomma, tre sconfitte contro squadre onorevoli, cioè non è che abbiamo perso, non è che il Napoli ha perso contro la Pergolettese per dire un nome a caso. Commento della partita, è stata una partita abbastanza soporifera, dico la verità, io mi aspettavo di più da questa partita, francamente, vi ho detto. Questa partita ci saranno almeno 4 gol all'inizio partita, invece non ci saranno, non ci sono stati 4 gol. Mi aspettavo tipo un 4-2 o qualcosa del genere. Invece no, è stata una partita soporifera, probabilmente un po' soporifera. Io onestamente non vi dico che mi sono addormentato perché è esagerato, mi sono addormentato, però è stata molto più soporifera rispetto alle altre del Napoli. Che ha fatto il Napoli? Il Napoli semplicemente ha fatto tanto fumo e niente arrosto. Nel senso, adesso io non sono uno di quelli che è stato sotto i massi, coperto e che sbuca così improvvisamente dicendo che il possesso palla fa schifo, perché il Napoli col possesso palla ci ha costruito un vantaggio di 18 punti, adesso si accorcerà a 15, anche a 12 magari con la Juve, a 12 scusatemi, non a 12 perché dovrebbero ridare i punti, e comunque vantaggio che si accorcia, il possesso palla oggi è completamente inutile per il Napoli, quello sì è vero, oggi il possesso palla per il Napoli è stato inutile, però io non posso andare contro il possesso palla del Napoli se su 15 partite me ne vinci 14, assolutamente no, infatti va bene così, cioè bisogna accettare questa sconfitta. Comunque questo Napoli è una squadra fortissima per carità, però non è niente di, cioè non è sovrannaturale come squadra, ci sono state squadre più forti, non è stato il Real Madrid di Zidane, magari il Real Madrid anche di Mourinho se non ricordate, anche il Barcellona purtroppo per me, la grande simpatizzante del Real, che sta tornando dopo essere praticamente stata l'ombra di se stessa per 2 o 3 stagioni, sta tornando, e anche se comunque fuori dalle, manco è riuscita ad arrivare agli ottavi di Europa League, ma lasciamo perdere, non è un canale di sport a Barcellona. E oggi il Napoli ha giocato secondo me male, malino, male è troppo, malino, non è stato il solito Napoli, non è stato il solito standard del Napoli, però non è stato nemmeno il disastro, secondo me con l'Inter Napoli ha fatto di peggio. Francamente, io l'accetto questa sconfitta. È difficile che mi vedete così dopo una sconfitta del Napoli. Di solito sono molto più arrabbiato. Di solito inizio a dire cagate a destra e manca. Però questa volta è un'eccezione. Questa volta è un'eccezione. C'è anche da dire che il Napoli aveva un bel vantaggio e rimane comunque un vantaggio cospicuo, anche se per quanto riguarda primo posto finale, io ovviamente quella parola non la dirò mai. Primo posto finale, si complica molto la situazione dopo questa sconfitta. Io, sapete, Napoli non è mai stata la favorita per questo scudetto. Tantomeno non è mai stata la favorita. A bocce ferme e nemmeno a bocce mosse, mettiamola così. Quindi è un Napoli che perde la seconda partita in campionato. Che ce vuoi fa? Nel senso, non si possono vincere tutte. Se vincessi tutte le partite sarebbe una cosa naturale, anche giusto così. Non si possono vincere tutte le partite, questo ci insegna il calcio, questo ci insegna la vita che non si può vincere sempre e bisogna accettare le sconfitte, non come entità mistiche, cose che ho visto io anche a scuola, elementari, che ti danno i premi, anche se perdevi, per me non bisognerebbero darli i premi, chi vince accetta il fallimento esiste, la sconfitta esiste, ma ovviamente solo temporaneo. Fatemi sapere la vostra qui sotto gli argomenti, noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, da me è tutto, grazie per la visione, a domani, penso con la finale di Dubai, ciao!